Ciao Fulvio. Ciao Monica. Allora, grazie per aver accettato l'invito per parlare. Grazie, dai, ma quale grazie? Ah no! Grazie, grazie a te. Ho capito, quelli che si fanno ringraziare, so. Vabbè, no, è perché volevo che tu mi parlassi di Paolo Volponi. E perché io ti chiedo di Paolo Volponi? Uno, perché so che tempo fa mi dicesti che tu comunque lo avevi conosciuto bene, era un tuo amico, possiamo dire, no? Sì, non era mio compagno di scuola, Vabbè, perché d'accordo, i però. cognomi poi nel tempo diventano cognomi nel tunnel del vento. Paolo Volponi. In che banco stava seduto? No, Paolo Volponi è stato un significativo scrittore italiano. Però aspetta, infatti, io perché voglio che tu ne parli? Perché appunto so che lo conoscevi, ma a me è venuto in mente perché se tu dici Paolo Volponi, certo i più colti sanno chi è, però nella stragrande maggioranza, diciamo così, delle persone, Paolo Volponi, boh, chi era costui? E a me è venuto in mente perché il mio spunto è stato questo, che Paolo Volponi, prima che Veronesi vincesse per la seconda volta il premio Strega quest'anno, prima di lui, Volponi era stato l'unico ad averlo vinto due volte. Quest'anno anche Sì, Veronesi ha bissato, perché Veronesi aveva vinto con Caos Calmo nel 2006 e poi ha vinto anche quest'anno con Colibrì. Però prima nessuno aveva vinto due volte, tranne appunto Paolo Volponi. E io mi sono detta, chissà quante persone, se uno dice Paolo Volponi, sanno chi effettivamente fosse questo scrittore. E mi sei venuto in mente tu che lo conoscevi. penseranno che era uno che aveva la coda tipo la volpe, presente che le volpi hanno queste code voluminose che terminano con uno sbaffo bianco. No, Paolo Volponi era uno scrittore particolare, era nato nel 24, non vorrei dire adesso una Sì, sciocchezza. era del 24. Era nato nel 24 ed era marchigiano, urbino. La prima volta che l'ho visto è stato alla stazione di Fossato di Vico. Andavo lì perché facevo il critico d'arte. Che anni erano? Beh, la prima volta che l'ho visto, proprio visto, sarà stato l'86-87. E un gallerista amico mi disse: "Questo è Volponi". Ecco, insomma, con questa specie di sciatta ruvidezza dei marchigiana, di quelle marche che confinano col Montefeltro e sono quasi quasi Romagna. Vabbè, ma a parte questo dettaglio, Volponi è stato uno scrittore non facile, perché scriveva difficile, Cosa in vuol dire modo scriveva complesso. difficile? Io penso sempre che il personaggio di un suo romanzo, molti lo ricordano perché i suoi romanzi finivano tutti con la desinenza inale, corporale, il sipario ducale. Però aspetta, un attimo, perché lui nel 65 infatti ha vinto con la macchina mondiale, Mondiale, però infatti. poi nel 91 la Nelle sala. Mosche del Capitale. Nelle Ok, Mosche del Capitale il protagonista si chiama Bruno Saracini, è un cognome difficilissimo, perché tu direi sempre o Saracini o Saracini, ma Saracini, una R e poi una doppia, insomma, però è aspetta, bisogna molto. dire una cosa, che nel 91 la strada per Roma non finisce in Ale, perché lui poi l'ha vinto con quello, il Sì, premio. ma neanche il lanciatore di Giavellotto, No, che è un perché sennò altro. poi ci sarà chi poi mi metterà, beh, però non era così, solo per dire. Sì. No, anche il lanciatore di Giavellotto non finisce in otto. No, finisce in otto, come in quel caso lì, come Lancillotto. Arriva Lancillotto, succede un 48. Diceva una pubblicità pavese degli anni 70, disegnata da uno straordinario illustratore che si chiama Biassoni. No, era anche un mercante d'arte, Paolo Volponi. Aveva lavorato alla Olivetti, di Adriano Olivetti, era amico di Pasolini, ma ha vissuto l'esperienza di Officina, una rivista negli anni 50, Grazie.
E Pasolini lo vuole con sé in due film. In Mamma Romolo fa la parte di un prete che viene consultato da un parroco, da Anna Magnani, rispetto alle difficoltà nell'educazione del figlio, interpretato da Bruno, non Bruno, Garofalo, e non Garofalo, anche lì, diciamo, come si chiama il protagonista di Mamma Roma? Sergio Garofalo, non credo si chiamasse Sergio, comunque, a parte questi. E Pasolini l'avrebbe avuto in un altro suo film. E poi mi diceva, pensa, non sono potuto andare, purtroppo il lavoro mi ha impedito, altrimenti sarei stato felice di trovarmi sul set di Pierpaolo. Anche nel Vangelo, se non ricordo male, Volponi fa una particina, come tanti altri scrittori amici di Pasolini. Sì. Mi viene in mente Le mosche del capitale, che era un romanzo dove lui ricostruisce la storia di questo grande capitalista etico, Adriano Olivetti. Ed è meraviglioso come tra i protagonisti di questo suo racconto ci sia anche la borsa del padrone che parla, una borsa parlante che racconta i segreti. Non era uno scrittore facile, Volponi. Era comunista. Però aspetta, perché la seconda volta... Allora non era comunista. No, perché dici che non era uno scrittore facile? In che senso? Quando dici così cosa intendi? Perché scrive in modo complesso, difficile. Non è stato mai uno scrittore come Moravia. Cioè non era uno scrittore difficile, di racconti tipo borghesi. Tipo Emilio Gadda? Difficile su quel genere lì o un altro genere? Diciamo di sì, per semplificare. Diciamo, è una scrittura complessa. Molto complessa, quasi alchemica nel senso di elaborazione di concetti, non nel senso dell'alchimia, nel senso di trascendenza. Ed era una pagina, diciamo, irta di spine, quella che richiedeva impegno. E infatti ai mercatini dell'usato trovi pochi suoi libri in vendita, perché... Sì, ogni tanto trovi qualcosa, perché non è stato mai uno scrittore di grandi numeri. La strada per Roma è una sua opera giovanile, che lui recupera e pubblica. E vincerà lo Strega, no? Ma lo Strega non viene vinto per valore letterario, viene vinto perché gli equilibri fanno sì, pacchetti di voti. Io sono amico della Domenica, sono tra i votanti del premio Strega. Si chiamano così quelli che votano allo Strega, amici della Domenica, perché si riunivano un tempo tutte le domeniche a casa Bellonci, in via Fratelli Ruspoli ai Parioli, nei pressi di via Lima. Sì, è la prosecuzione di via Lima, la via Lima e via Panama. Alle spalle ci sta via Lutezia, dove abitava Fellini quando fu accolto in casa degli zii di Giulietta Masina. Vabbè, prima viveva a San Giovanni in pensione. Ma a parte queste digressioni, era comunista. Posso dire che era comunista. Ecco, arriviamo a questo. Hai detto che era comunista. Era comunista. Quando è morto Pasolini, il suo ricordo sull'unità faceva riferimento a quello che Pasolini aveva rappresentato grazie al suo racconto dell'epopea degli umili. Ecco, mi ricordo queste sue parole. Era comunista, è stato senatore di Rifondazione Comunista quando nel 91 il Partito Comunista si è trasformato diventando Partito Democratico della Sinistra, lui ha aderito a Rifondazione, era molto risoluto in questa sua... Beh, lui era stato anche partigiano, se non ricordo male.
Non lo so se è stato partigiano, questo non lo ricordo. Mi pare e allora sarà stato anche partigiano. Ah, a proposito di partigiani, Ettore Sordini, un artista, sì, ha realizzato a Montone, che è una cittadina tra Umberti e Città di Castello, il monumento alla Resistenza. E in quell'occasione consultò Volponi, perché Volponi suggerisse una frase da incidere su questo monumento, che è un monumento ispirato all'arte minimal, diciamo subito. Non è un monumento con il condottiero, con il MAB, non con il MAB, con lo Sten, i partigiani avevano lo Sten. E per gli ignoranti cos'è l'arte minimal? Un'arte astratta, è una scultura astratta, di strutture essenziali, forme geometriche essenziali. Vabbè, e Volponi suggerì questa frase: sorsero in pochi sollevando l'animo di tutti. E poi un giorno io gli ho detto, bella sta frase. E lui mi ha detto, lo sai dove, hai capito dove viene? Io ho detto, no, non l'ho capito dove viene. Dice, viene da... Mi sono rifatto a quella famosa frase di Winston Churchill, quando dice, riferendosi ai piloti della RAF, mai tanti devono la loro salvezza all'eroismo di pochi. Ecco, all'incirca la frase era questa. Ho detto, ah beh, era comunista. E qui però no, scriverebbe, ma questo lo facciamo un'altra volta, no? Perché ti voglio chiedere una cosa. No, ma lo devo dire, ci teneva molto. Poi era senatore, andava al Senato ed era invaghito di una giovane impiegata del Senato. E mi raccontava che andava spesso in questo ufficio a richiedere dei documenti, delle leggi spillate, e io gli dicevo, ma com'è? Lui mi diceva, è bellissima. Ma quanti anni avrà? Avrà 35, 38 anni, è di una bellezza assoluta. Lui era alto, aveva i capelli bianchi, era anche molto, molto divertente, molto gigione. Ma questo lo racconto dopo. Che vuol dire? O vuoi che lo racconti subito? Raccontalo quando vuoi, siamo a ruota libera. Vabbè, allora lo racconto subito. Una sera aveva una moglie, Volpone, una moglie insopportabile, punitiva, e greca. Insopportabile. Spesso le mogli degli artisti sono detestabili, anche o le famiglie. La moglie, la sorella di Nietzsche, ha epurato gli scritti del fratello dopo. Era la sorella, non era la moglie, però. Vabbè, lo stesso, la famiglia è un posto criminogeno, ma comunque. Non era comunista in questo caso, era molto divertente. Eravamo alla trattoria, la storica trattoria di Roma, La Campana, che credo non esista più, non vorrei dire una sciocchezza, in via della Scrofa, e lui aveva una sciarpa di cashmere e a un certo punto se l'è attaccata alla schiena, così, tipo cintura, e cominciato a dire ho freddo, ho freddo, oh! e recitava la parte di quello che, e la moglie gli ha detto smettila, sei ridicolo, e io gli ho detto perché devi smetterlo, è così divertente. E lui smise? No, lui racconta, allora la moglie mi ha detto, ma è ridicolo, ho detto, ma io lo trovo straordinario. Allora si vede che siete ridicoli tutti e due, che tu sei peggio di lui, così mi disse la moglie. Ma non in modo fastidioso, però era punitiva. Ha avuto due figli, uno, un ragazzo, è morto nell'incidente aereo di Cuba. Adesso l'anno non lo ricordo esattamente, intorno agli anni 90, primi anni 90. Una femmina e una ragazza che invece credo sia, ci sia sempre. Aspetta, quindi primi anni 90, ma quindi è morto quando lui era ancora in vita? Perché lui è morto nel 96, mi pare, non mi ricordo quando è morto. Sì, è morto, è stata una tragedia
assoluta la morte del figlio di Roberto. Io l'ho conosciuto a casa di Laura Betti, in questa sorta di cenacolo pasoliniano. Quindi te l'avevano presentato, aspetta, hai detto che te l'avevano presentato? No, l'avevo visto, quello mi aveva detto, questo è Volponi. Poi però... Anni dopo, nel 90, una sera lo conosco a cena a casa di Laura Betti, dove c'era un cenacolo pasoliniano, diciamo così, cenacolo tra virgolette. Laura Betti era stata attrice dei film di Pasolini, musa, o questo, o così lei riteneva. E Pierpaolo, Pierpaolo, ti ricordi Pierpaolo, ti ricordi Pierpaolo? Parlavano sempre di Pierpaolo. Cosa che io trovo insostenibile, che chi non, come me, non l'avesse mai conosciuto personalmente potesse chiamarlo per nome. No, non l'hai conosciuto, dici Pasolini, non dici Pierpaolo. Vabbè, ma chi? Ma Pierpaolo lo dicevano quelli che l'avevano conosciuto. Lo diceva Laura Betti, lo diceva... conosciuto. Lo diceva poi Bernardo Bertolucci, che faceva parte pure di quelle scene. Era stato anche aiuto regista suo in Accattone. Laura Betti cucinava delle splendide polpette al sugo, una cosa meravigliosa. Sarebbe meraviglioso se lei potesse resuscitare adesso per ridarci le polpette al sugo di allora. Era sempre preoccupata che il cibo non bastasse. A me dispiace non avere foto di me con Paolo Volponi. E infatti volevo chiederti, c'hai una foto di Paolo Volponi? Non ce l'ho, non ce l'ho una foto di me con lui. E poi un giorno passeggiavamo a Piazza del Pantheon e lui guardava le ragazze. Era ammirato dalle ragazze. In questo c'era anche un vezzo provinciale, da ragazzo che passeggia nel corso e guarda le ragazze. E poi mi parlava di certa gente del mondo afferente al mondo letterario, editoriale, romano, e mi diceva: sono afflitti da culturalismi, non ti danno mai la sensazione del talento umano reale. E poi si lamentava di come era stato trattato in casa editrice alle Einaudi. Diceva: ah, le copie sono esaurite e loro non le ristampano. E a volte sono stato pagato con delle bottiglie di vino, quelle prodotte da Einaudi. Vabbè, lì se leggi ad esempio i libri anche solo di Sandra Petrignani, quello che ha fatto su Natalia Ginsburg, ti parla di queste cose, cioè questa era una cosa tipica di Einaudi. Io poi glielo dissi a Giulio Einaudi, vedi che Volponi si lamenta che le copie della Strada per Roma non sono state ristampate. E Einaudi mi ha detto: ma che dicono? Dicono così, non sanno neppure, io ho tutti i dati del magazzino, non è vero niente. Poi vai a sapere, insomma, come stavano le cose. No, parlavo di retribuzioni, non di ristampe. Per quanto riguarda il problema retributivo, le Einaudi... Ma anche le retribuzioni, diceva, mi hanno pagato con le bottiglie del vino prodotto lì nelle cantine di quella località. Togliani. Dogliani, esattamente. Lo so perché i miei nonni sono di lì. E niente, insomma, era amabile Volponi, era una persona molto amabile. Però è stato dimenticato. Poi avevamo in comune, era comunista, avevamo in comune un amico, il pittore Mario Schifano, questo che si vede qui, questo qua. Uh-huh. Allora lui diceva, aspetta che lo mostro meglio. E quei futuristi rivisitati a colori. E lui diceva: vorrei andarlo a trovare, ma ho paura perché ti salta addosso come una scimmia e ti può anche fare male. E poi nelle Mosche del Capitale, nella stanza del padrone, fra tante cose ci sta anche un quadro di Schifano. Penso. Io la mia copia non ce l'ho più perché la portai a Schifano per fargliela vedere, che era citata ed è rimasta lì. Ma prima o poi me lo voglio ricomprare.
non do neanche i suoi libri dedicati, purtroppo. E vabbè, insomma, così. Senti, era comunista. Ok, allora è qui, ma questo faremo un'altra volta. No, ci teneva molto al fatto di essere comunista. Io ci tengo molto a chiederti poi in futuro. No, lo dico con un senso di orgoglio. Cioè, ci teneva, la moglie gli diceva, giusto, giusto, comunista. Ma anche tu eri comunista all'epoca? Forse sì, ancora adesso lo sono, tra virgolette. Ma però faremo un altro video magari se ne avrai voglia, perché sì. All'epoca erano tutti comunisti gli intellettuali all'epoca, questo mi fa no postare. Io lo uso in un'altra accezione, cioè anche Enzo Siciliano era comunista, ma tutti lo erano, ma diciamo lo associa a una dimensione di tipo di cordata clientelare, tant'è vero che poi Veltroni lo fece diventare, mentre Volponi no, viveva del suo, il suo lavoro alla Olivetti e poi facendo il mercante di quadri, non è stato eletto deputato senatore di Rifondazione perché era una figura eminente del pensiero. Tempo fa, vediamo se è lì, no, non è lì, aveva fatto anche un dialogo con un altro scrittore, amico di Pasolini, che è stato anche lui un amico, Francesco Leonetti. Sì. Nel 90, Il leone e la volpe si intitola questo dialogo. È scritto più da Leonetti che non da Volponi. Perché Leonetti voleva, era comunista pure lui, ma comunista di più di Volponi. Voleva fare la rivoluzione. A un certo punto lo indicarono anche come possibile grande vecchio, Leonetti. E però se le rileggi adesso queste cose ti viene da sorridere. Ma infatti ti volevo domandare, allora non voglio fare il paragone perché il paragone non c'è, però è l'unica cosa che mi può venire in mente come appunto pietra angolare. Cioè, in Francia non è la stessa cosa, però quello che potrebbe essere l'equivalente del premio Strega è il Goncourt, ok? Più o meno. Ah. Romain Gary, anche se non con lo stesso nome, ha vinto due volte il Goncourt. Come? Romain Gary è una figura che non possiamo assimilare a Volpone. Non voglio! Non sto assimilando, sto facendo un altro... No, nel senso che Romain Gary era un uomo di mondo. Ha conosciuto un sacco di donne, ha scopato tantissimo, vabbè, è stato diplomatico. Era anche un ottimo scrittore, se solo per questo. Rimane un provinciale nella sua grandezza. Dicevi quindi? No, però dicevo, al di là di questa... Io non sto paragonando Gary a Volponi, assolutamente, però dicevo, ha vinto due volte il Goncourt e lui ha vinto due volte lo Strega. Però se tu parli di Romain Gary in Francia... è comunque conosciuto. Se tu parli di Volponi in Italia, parliamoci chiaro, non è conosciuto perché non lo ripubblicano nemmeno più. Allora, è perché, come hai detto tu, va bene, sono due personaggi completamente o perché la Francia ha un pochino più a cuore i suoi intellettuali? Punto interrogativo. Innanzitutto in Francia si legge di più. Se tu vai in una casa francese e sali la tromba delle scale e guardi dentro gli appartamenti, vedi le librerie, le mensole con i libri. Mi verrebbe da dire in che Francia, perché a Nizza ti assicuro... Sì, vabbè, allora, forse a Nizza no, c'hanno le banderie, se le nacchiere comprate. Ma anche a Cannes, cioè adesso è tutta la... Vabbè. Vabbè, a Parigi, vedi, insomma, comunque... è un paese che ha un rapporto più... Innanzitutto un paese dove si parla molto, anche in televisione, esistono questi talk interminabili, vero, dove anche per un'ora intera metti a Zenavuro, racconta le sue cose, oppure uno scrittore, dice, ma chi le dì? Ma mi dica, ma lei, la donna come la fa godere? Dice, io la faccio godere intellettualmente, poi le dico, guarda, toccami i capelli in Londra che ho qui, e la donna è molto soddisfatta. Ah sì, non mi dica, glielo dico, ah davvero, prego, proseguo.
Vabbè, buttata lì la butti in caciara. In realtà c'è più attenzione adesso, veramente. No, non la butto in caciara. Sono più canali che ti inducono a leggere, perché parlano di più di libri rispetto a noi in Italia. Noi abbiamo, vabbè, Marzullo che ne parla all'1:30 di notte e un po' ti fa anche addormentare. No. Ci sono dei... C'è un impegno, sì, e c'è un'idea della cultura superiore. L'Italia è un paese di analfabeti, la grande tradizione italiana, diciamo, culturale, e qual è? Vediamo se mi sai rispondere. Ma in che senso? Cosa? Non ho capito la domanda. L'Italia, cosa ha inventato l'Italia? A parte la pizza, ha inventato il melodramma. Sì, che però non è... Aspetta, ma così tu me lo svilisci e non c'è niente di svilente in questo. Primo, secondo... No, il melodramma è una tradizione orale. L'italiano anche... per... Impara l'italiano per leggersi Dante, oh, non dimentichiamolo questo, dai. L'italiano è il melodramma, che anche il popolo conosceva le arie. Certo. Quindi è più legato a una tradizione orale che non alla mediazione della lettura. Questo è un dato di fatto. È un paese che, al di là dei dati di vendite, tendenzialmente è un paese di analfabeti. Un paese dove tutti conoscono invece i nomi dei calciatori, si ricordano i traversoni di 40 anni prima. E se tu gli chiedi, anzi no, gli chiedi, ed è il paese che ha inventato, è stato possibile inventare quella barzelletta, pensavo di regalargli un libro. No, ce l'ha già! Vabbè. Ecco, no, ce l'ha già il titolo, ce l'ha già un libro. Ho capito, la barzelletta non va spiegata, se no la rovini. Ma va spiegata, perché viene più divertente se la spieghi. Senti, comunque non mi hai risposto sul perché Volponi è stato dimenticato. Perché è stato dimenticato, non raccontiamoci storie. Anche Manganelli, un altro scrittore straordinario e complesso. Di meno. Perché su Manganelli ci sta, diciamo, una curiosità anche rispetto al racconto umano. Manganelli era stato fidanzato con la poetessa... Quella pazza, come si chiama? Alda Merini, ecco. Che non era pazza. Mentre il racconto di Volponi, il racconto di un signore... Non mi piace che dica Merini la pazza, non è un bel... Non era pazza, non dire così. No, aspetta. E allora che significa non era pazza? No, non viene era certificata pazza. Come pazza. No. Poi l'ha detto affettuosamente. Ecco. Pure un artista... nipote di Valentino Bompiani, Fabio Mauri, artista, pittore, apre il suo catalogo generale delle opere in occasione della mostra antologica alla Galleria d'Arte Moderna, pubblicando il suo certificato di pazzo. Dimesso dallo spettacolo. Ma era solo perché, come hai detto tu, sembrava detto, poi hai detto no, lo dico in tono affettuoso, allora ok, va bene, non era solo perché... No, adesso ci mettiamo a impedire a uno scrittore di dire pazzo, non ho capito. Ma no! Il filo spirato attorno alle parole vogliamo mettere. Non si fa, libertà assoluta. Cioè, se io voglio dire bocchino, devo poterlo dire. Ma dillo, ma è... Sai perché lo dico? No, ti dico, l'altra volta parlavo con Carlo Verdone, che dice... Che... A proposito di Verdone, dopo ti devo chiedere una cosa, ma non c'entra niente. Dice, non scrivere bocchini, dice. Scrivi boccagli. Vabbè. Gli ha fatto un boccaglio. Allora... Adesso raccontato così, anche Boccaglio, diciamo, restituisce il concetto. Però il moralismo non può impedire l'uso del linguaggio. Ecco, vabbè, questo piccolo... ma non era moralismo, era semplicemente che, siccome io apprezzo tantissimo Alda Merini, ma non sono la sola, era una difesa alla persona, non alla tua...
che poi comunque l'abbiamo chiarita, era detto in tono affettuoso. Comunque va bene, Manganelli è più ricordato, Volponi di meno. E magari con questo video lo abbiamo ricordato un pochino, perché mi sembrava veramente, quando hanno intervistato Veronesi e si parlava di questo premio Strega, che quest'anno è stato veramente di una tristezza immane, colpa Covid, ed era venuto fuori appunto questa storia di Volponi, e io mi ricordo che avevo detto, però chissà quanti sanno chi veramente, cioè chissà chi, quanti lo ricordano. Ma nessuno, tutti sanno chi era Omar Sivori, chi era... Amico di mio padre. Chinaglia. Ma nessuno riconosce gli scrittori. E l'anno venturo il premio Strega sarà ancora altrettanto tragico, perché questa specie di pandemia non accenna a smorzarsi. Vabbè, ma comunque, insomma, ora l'abbiamo detto. Andiamo fuori tema, anche se è triste da... Andiamo fuori tema. Quindi, Volponi, cosa possiamo dire? Che era comunista, l'abbiamo detto? No. Ah, vabbè. No, però... E poi... Era simpatico. Mi ricordo che la sera del premio Strega, quando avrebbe poi vinto la Strada per Roma, che aveva in copertina un disegno, un cavallo, un disegno di Scipione. E fu raggiunto dai gli alti dignitari delle Einaudi, il suo editore, e lo portarono via, lo portarono allo Strega, e vinse con la Strada per Roma. Ma tu eri al Linfeo quell'anno? No, non era all'Infeo quell'anno, no. Okay. Ma con quell'anno... chi correva, non te lo ricordi? Io devo andare a vedere chi erano gli altri nella lista, perché sinceramente non me lo ricordo nel 91. Ma questo è irrilevante, diciamo così. Era una nota di colore per me stessa. Ma no, lo Strega, se i poteri forti, diciamo così, decidono, lo vince il volantone del PAM. Va bene, anche questo fazzolettino Kleenex o Tempo, che è, fammi vedere. No, è Coop. Vince l'edizione del premio Strega, fazzolettino Enzo Coop. Ci danno un nome. Così funziona lo Strega. Una volta era un moltiplicatore di vendite, adesso non più. Infatti stavo per dirti, però se non altro ha ancora un suo... A parte che comunque fa parte della nostra storia. Io adesso non voglio difendere lo Strega, ci mancherebbe pure. Fossi una scrittrice, lo vorrei vincere, sinceramente. Sarò molto provinciale, ma mi piacerebbe vincerlo. E sfido qualunque scrittore che lo vince e che ci sputa sopra, quindi... No, il premio Strega è un po' come il corrispettivo di Miss Italia. Dopo che l'hai vinto per un anno, deve andare in giro... La vincitrice di Miss Italia. No, il paragone non regge, perché adesso Miss Italia è veramente diventato qualcosa che non ha più nessuna importanza. Lo Strega ha ancora un suo bagaglio. Forse non mi sono spiegato. Se tu vinci Miss Italia, sei legato ad alcuni sponsor. Sì. E quindi per 365 giorni, finché non arriva la tua sostituta, hai una valigia nella quale custodisci lo scettro, la fascia e la corona. E quando il commendator Beghelli, quello metti del pulsante che serve per non fare morire la vecchia, chiama, e tu, Monica Cillario, Miss Italia 2021, devi andare lì con la fascia e sorridere, stringere mani, farti fotografare a favore dell'ultimo scaldabagno che il commendator Beghello. Quindi è lo stesso lo Strega. Devi andare a fare le presentazioni. Per un anno sei in qualche modo ostaggio della Fondazione Bellucci. Ma non mi sembra una brutta cosa, però. Ma è una cosa terribile. Ah, neanche per sogno. Diceva Colin Barth nel suo libro. Quale libro? È un libro che si intitola Barthes di Colin Barth. Sì. Una sorta
di autobiografia, c'è una fotografia dove praticamente lui sta così e dice, le conferenze, il la noia. Bart par Bart. In francese, in italiano è Bart di Roland Barthes. Esatto. Ecco, chiunque abbia avuto frequentazioni di conferenze per averle dovute fare insieme ad altri non può dimenticare la noia. Io una sera al festival, al Salone dei Libri di Torino, ho passato tutta la notte a scopare, avevo smesso di scopare, e mi va detto, perché lo scrittore può scopare e può anche dirlo, avevo smesso verso le 6 del mattino, le 7 del mattino, adesso non avrei più la tenuta fisica, e andai a una conferenza dove si parlava, non mi ricordo di cosa, io ero uno dei relatori, nella sala grande, e mi ricordo che la cosa andava così, stavo così. Ed è stato straziante. Allora, per aver fotografato, adesso mettendola un po' meno in cacciara, alcuni scrittori della Cinquina, mentre c'era la Cinquina in corso, cioè prima della proclamazione del vincitore, effettivamente, no, sono effettivamente loro stessi a dire che sono, è una cosa un po' stancante, però fa parte del gioco. E secondo me, comunque sia, fa poi comunque piacere farlo e fa piacere vincere lo Strega, anche se tutti lo trovano e lo cioè un premio vituperato eccetera eccetera, però è sempre un, insomma, in Italia io credo che uno dei motivi, anche al di là del fatto, ma io su questo non cioè tutti lo sanno, i premi più belli sono quelli dove ti danno i soldi, te lo danno i soldi, era molto tirchio. Te li danno allo Strega? Te li danno i soldi allo Strega? No, ti danno un assegno di 1.000 euro. È simbolico. Pensavo fosse di più. No. Prima era 1.000.000, adesso è 1.000 euro. Però adesso tu dici non è così. Sì, le vendite, c'hai le vendite comunque. E poi c'hai non anche... più una volta. Comunque Moravia era molto tirchio. Un giorno gli dettero un premio, non so dove, c'era tutta una salita da fare per andarlo a ritirare, lui mandò l'ingegnere Edoardo Costa a ritirarlo. E l'ingegnere Costa tornò con il premio. Senti che era questo. Disse, guarda Alberto, questo... E il Bonario disse, questo tienitelo tu. Dove l'assegno? E quello gli l'assegno subito se lo prese e se lo mise in tasca. Tirchissimo Moravia. Tirchio? Molto tirchio. Senti, ma quale libro diresti che consiglieresti di leggere di Volponi? Le mosche del capitano. Mosche del capitano. Quello lì dove c'è la borsa, come dicono a Roma, che parla. La mosca del capitano. Perfetto. E con questo chiudiamo, perché altrimenti divaghiamo troppo. Ma l'ho detto che era comunista? Sì, l'hai detto. Ma l'importante è questo. Era comunista. Ma magari era convinto all'epoca. Convinto. Vabbè, apriamo un altro video un'altra volta. Senti, grazie per la testimonianza. Prego. Ciao ciao. Vado a dormire, sono stato simpatico. Sei stato simpatico. Ciao. Va bene. Ciao.